70 al terzo posto con Nella Fondioni. In seconda Cristina Di Maio. Vince la categoria del 70 Anna Maria Zanani. Un campionato europeo si potrebbe organizzare alla grandissima, al di là del discorso relativo costi e quant'altro, ma la località, la location, come dicono quelli che parlano bene, è quasi perfetta per allestire un'organizzazione del genere. Comunque, al di là di questo, siamo ritornati qua, c'eravamo stati all'inizio degli anni 10, nel 2015, con la vittoria di Edris, ci fu una giornata di tregenda dove ci furono parecchi capitomboli, gli atleti gareggiarono sotto un vero e proprio diluvio in un acquitrino, fotografie di questa, di quella edizione ce ne sono state a Iosa, tant'è che nella sede della Unione Sportiva San Vittorese, detta comunemente da queste parti la Sportiva, c'è ancora la maglia di Montana intrisa di fatto, che è lì come un cimelio posato sul muro di questa storica sede, di questa società che ha più di 100 anni. La Cinque Mulini, come tutti sanno, nasce nel lontano 1933 e neppure la guerra mondiale e neanche questa maledetta pandemia è riuscita a piegarla. Scopriamo intanto, stiamo guardando sia pur da lontano le ragazze allieve, se Paolo ha qualche notizia di qualche passaggio. No, non ancora, perfetto, vediamo, non c'è alcun problema. Daremo la posizione, ricordo, il chilometraggio 4 e 2, chilometraggio abbastanza importante comunque per le gare allieve sia femmine che maschi. Intanto siamo in pieno svolgimento anche della attività di corsa campestre. C'è stato il campaccio esattamente il 6 gennaio, oggi, 5 gennaio, Cinque Mulini. Tra una settimana ci si sposta a Villa Margherita, dove l'Unione Sportiva Quercia di Rovereto allestisce, mette in opera il cross di Villa Margherita. La novità dell'anno, in attesa della cosiddetta festa del cross, che avrà luogo a marzo, esattamente verso la metà di marzo a Trieste, rinasce, così pare, anzi siamo sicuri, il cross di Alata e Sacri, che ha avuto fino a 10 anni fa anche di più momenti di gloria entusiasmanti. Riparte, tra virgolette, lentamente il 20 di febbraio. Dunque c'è una sorta di ripresa del cross, ricordandoci che Milano lo scorso anno a dicembre, dopo 30 anni, ha riproposto una gara di campestre all'interno dell'ippodromo, grazie all'amico Giorgio Rondelli, che sicuramente rivedremo qua, anzi vedremo qua più tardi. Abbiamo fatto così una disamina completa di quello che è accaduto e quello che accadrà in questo anno. Intanto attenzione, qui c'è il passaggio numero 13, se ho visto bene, Lisa Wolfrecht, il 3 al comando. Allora ecco dove siamo in salita. Oh sì, bene, direi molto bene le tre. È il vantaggio, anzi c'è un baratro tra loro e le altre, un buco nero tra loro, tra il terzetto di testa e le altre che devono difendersi disperatamente. Allora da 8 minuti e qualche secondo di gara, 19, 20 e 15 transita Sherra
Tevez e Bertagnoli. Anche qui aspettiamo il tratto in salita, molto bene. Allora, il 3 al comando, abbiamo Paolo il passaggio. Dalla prima alla decima posizione, Lino Loipret, poi Giulia Bernini, Sofia Sidelius, Marta Scerra, Sofia Pemet, Deborah Bertagnoli, Marina Senesi, ottava posizione transitata, Elisa Rovadatti, in nona Sonia Mura e in decima Giorgia Canfiani. Perfetto, queste sono le prime 10, siamo a 9 minuti di gara, transita con il numero 7, Annalisa Foglia, politica Levante. Abbiamo notato il particolare della tedeschina, ce ne sono ovviamente lombarde, ma anche arrivano, appunto come avevamo sottolineato, dalla parte più a nord dell'Italia, dal Trentino, più che altro dall'Alto Adige. Quasi 10 minuti, vedremo con quanto tempo chiuderanno. Più che altro, come può vedere, la lotta tra le prime tre atlete. Hai il tempo, Paolo? Alla conclusione del primo giro, 7 minuti e 31 per Loipret e per Bernini, 7:32 per Sidenius, 8 e 10 per Scerra, Pérez e Bertagnoli. Numero 6, numero 9, numero 15 al comando, la gara lieve. Partenza, chilometraggio uguale, la partenza è prevista per le 11:40, stesso metraggio, 4:02. Salutiamo la rappresentanza del Comitato Regionale Lombardo, Bruno Lazzaghi, ex azzurro di Maratona. Esatto. Vicepresidente vicario, giusto ribadirlo. E mentre siamo qua possiamo dare anche una bella lettura alle società, alle aziende che supportano la manifestazione, che gode del patrocinio della Regione Lombardia, della città di Legnano, del comune di San Vittore Colonna, della World Athletics, poi Equity, Gender Equity, la FIDA, il CONI, l'UNASCI, la Federazione Commercianti, mentre per non farci cogliere all'improvviso ci riportiamo nuovamente sull'arrivo e andremo poi a controllare e a rileggere gli altri nomi delle aziende che supportano la manifestazione. Siamo a 12 minuti. 4:12. 16, dalla pancia che ho non sono idoneo per fare il lavoro. Aziende che sono, dicevamo, posizionate anche sull'arco d'arrivo come sport specialista di banca, infattiamo sport specialista di banco, BPM, Ceriani, la Monti, Samaltea, Scelta Pro, Romeda, Fonda, Fina, Manila, dalla parte opposta Cinzia Sott, la caro sponsor tecnico della manifestazione Enerly, Falzola, Pidie. Penso di averle letti tutti, chiedo bene se ne avessi saltato qualcuno. E a questo ritornare anche lo sponsor tecnico
Quota capo, niente di meno, e Flex, grandissimo Bruno Francovini. È stato esattamente 8 anni alla presidenza della Federazione Atletica Leggera ed è stato anche, è quello che più conta, campione europeo nei 1500 metri. Nel 1971 ad Helsinki aveva fatto un conto, si dovrebbe chiudere attorno ai 14-15 minuti, aveva già passato 7 qualche cosa, 15 minuti per l'arrivo della prima. È una sorta di previsione, ovviamente era la mia, la nostra. E ci avviciniamo alla conclusione della gara riservata alla categoria allieve. Pronto il nostro arrivo, pronto la pallina. Eccola, e questa è la vincitrice. Arrivo in solitaria, si alza le braccia, la vittoria è ormai certa e andiamo a leggere il nome di Sofia Sidenius, Sportice 44. Brava Sofia, seconda classificata al numero 6 Giulia Ferrini, Toscana Atletica Empoli. Terza piazza, con tempo superiore ai 15 minuti, e poi vediamo che il parametro è aumentato di minuto, con il numero 16 Lisa Leutrecht. Grazie applausi, ti prendi il copio per tutte e tre. Grazie per la foto, seconda di gara sotto di qua, grazie di là. Grazie. Se volete questo? No? Ok. Procederemo a breve con il protocollo di premiazione del podio allieve. Il podio dunque per Sofia Sidenius con il tempo di 14.43, al secondo posto Giulia Bernini, 14.55, terza Susan Leutrecht, 15.14. Deborah Bertaglioli chiude in quarta posizione, Lisa Rovedatti in quinta, sesta Sofia Demet, settima Marta Scerra, ottava Marina Senesi, nona Giorgia Canziani. Prima allieve della vincitrice, il sottolineato che Lisa Leutrecht ha un papà famoso che era Christian Leutrecht, che è stato più volte azzurro nel mezzo mondo e sta prendendo ovviamente la seguendo la gesta del padre. Da noi questa arrivata anche il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei, accompagnato dal consigliere federale Gianfranco Lucchi, l'anima amico del mio ex presidente, Luca Pagni. Invitiamo cortesemente ad avvicinarsi al palco premiazioni il sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti.
bene, signore e signori, premiazione della gara riservata alla categoria allieve. I premi sono consegnati dal sindaco di Banzaghello Arconte Gatti. Al terzo posto, Coppa Comune di San Vittore Olona, in ricordo di Luigi Mezzanzanica, medaglia di bronzo per Lisa Leiprecht. Seconda classificata, Coppa Comune di San Vittore Olona, in ricordo di Piero Colombo, medaglia d'argento per Giulia Bernini. Vince la gara riservata alla categoria allieve, si aggiudica la Coppa Comune di San Vittore Olona in ricordo di Piero Ciceri, medaglia d'oro per Sofia Sidenius. Un anno allieve per Sofia, complimenti per il successo. Posso magari il programma gli allievi stessa distanza 4-2. Sono ben 51 gli allievi che prenderanno via la gara. L'ultimo successo è di Rompelato, una delle grandi promesse della nazione di gara azzurra. Rompelato che ha vinto nel 2021 della Tritica Questa Trentigrana, e andiamo a controllare in particolare non indifferente 1978 prima edizione per quanto concerne gli allievi, successo di Stefano Mei, attuale presidente della federazione, davanti a Foglia Valessi e Provesa. L'anno d'oro anche qua di grande importanza, dico qualche nome come Mauro Grigio nell'81, Taglia Pietro nell'83, Dalmagro nell'84, Stefano Mandini nel 1988.